opposizione e non minoranza. Le vorrei ricordare che il sottoscritto è stato eletto ed è consigliere anziano nella lista in cui lei è stato eletto sindaco e con Piero Foggio ha avuto il massimo dei voti di consigliere. Quindi io sono stato eletto nella maggioranza. Primo. Secondo, si può essere anche opposizione nella maggioranza. Terzo, anziché di dire certe cose a me, ricordi ai suoi assessori che ben due, quando loro come assessori, hanno dichiarato pubblicamente in questa sala di essere minoranza. Allora, se vogliamo chiamare le cose col proprio nome, lei mi trova sempre d'accordo. Se vogliamo fare filosofia politica, non mi trovo più d'accordo. Due assessori di questa giunta si sono dichiarati minoranza. Per quanto riguarda la nostra posizione, ci siamo trovati ben due volte, già che lei richiama le delibere, allora io richiamo la delibera del Presidente, dove voi la prima volta siete stati sconfitti al tavolo che il Presidente Rossi è tornato a fare il Presidente. L'ultima delibera, lei mi parla di autotutela, quando noi gliel'abbiamo chiesto di annullarla non è stato possibile. Oggi se ne viene con l'autotutela. Il TAR ha dato già la sospensiva della delibera che voi avete fatto, non noi. Pertanto, aspettiamo i tempi del TAR. E se io voto un qualche cosa, ne posso già anticipare che il prossimo punto, non ho timore a dirlo, io lo voterò a favore. Quindi il punto è libero sempre dalle considerazioni di natura personale politica. Lezioni di morale politica, io non le accetto. Mi sia consentita questa frase. Breve replica, il discorso è semplice. Molto semplice. Allora, volevo evitare questo battibecco. Perché bisogna chiarire. Bisogna chiarire. Se tu voti contro un atto deliberativo importante per il sindaco, perché non stai in maggioranza. Guarda, il sindaco con Piero Forgione sarà sempre all'opposizione. Poi vediamo la prossima volta, ti voto a favore, se sono maggioranza, faccio la dichiarazione. Ma tu sei maggioranza, hai preso tanti voti, sono maggioranza perché ti ho fatto leggere sindaco. Ti ho nominato e ti ho fatto leggere, perché questa verbale, si vede. Posso No, il consigliere Giorgio. Deve mettere qualcosa per parte? No. Che mi ha fatto leggere e mi ha mollato. L'ho nominato. Perché ti ha dato una nota? Io sono da retto. Per quanto mi riguarda, l'ho nominato. L'ho nominato. Ma che ti vuoi dire io nomino? Sì, sì. Ma guarda, io probabilmente sono stasera, non solo questo, ma nel momento in cui ti arrovi anche il potere di nomina, comincio a pensare che qualche tenera di anticipazione.